Ciao ragazzi, bentornati sul canale dell'Armadio delle Vanità. Il video di oggi è il video invece dei terminati beauty del periodo. Periodo che va da maggio a giugno, che è esattamente il 12 di giugno. Allora, per lo più sono prodotti di uso cosmetico, quali creme viso, contorno occhi, balsami e quant'altro. Quindi non è ovviamente make-up, ma è beauty, la beauty routine che noi utilizziamo tutti i giorni e che prima o poi finisce. E dato che ho un po' di roba che ho terminato nel periodo, mi piacerebbe farvi vedere e in alcuni casi comparare i prodotti che ho utilizzato e che mi piacerebbe appunto farvi conoscere, spiegandovi il mio punto di vista. Allora, io partirei subito con il primo prodotto, che è un bagnoschiuma della linea Vidal, idrata e rigenera, body wash, bagno doccia, olio di canapa biologico con Hydrothermal Complex, e sto parlando di questo po' di roba. Allora, questo è un bagnoschiuma della Vidal, non è un bagnoschiuma biologico e all'interno ne è rimasto un tantino così, che sto utilizzando esclusivamente per lavare i piedi o lavare le gambe o sciacquare le mani. Perché cosa non mi è piaciuto di questo bagnoschiuma? Ho notato che mi secca molto la pelle. Allora, nonostante sia un bagnoschiuma con all'interno un complesso idratante, come appunto questo Hydrathermal, e nonostante io sia accanita compratrice dei bagnoschiuma Vidal, mi piace molto questo profumo, questo l'odore che ha l'olio di canapa. E l'ho acquistato proprio per quello, ma ho notato che io intanto c'è da dire una premessa, che io ho alcuni punti del corpo dove la pelle è più secca rispetto agli altri, tipo la schiena, proprio il centro della schiena o la parte dei gomiti o i talloni, che immancabilmente diventano secchi, ma sono secchi forse anche a tutti. Allora, con questo bagnoschiuma io non faccio altro che amplificare la mia zona secca, che è appunto dietro la schiena, creandomi un prurito immane. Ho praticamente terminato tutta la confezione, il che significa che ho avuto parecchio tempo per poterlo testare e poterne vagliare le caratteristiche, e non va. Non va perché poi devo mettere una crema corpo e io d'estate la crema corpo non la uso, mi scoccia molto metterla perché appunto ho quella sensazione di appiccicaticcio che non mi fa stare bene. E quindi vorrei soltanto avere la pelle idratata, pulita e stop, tutto qua. Quindi mi dispiace molto che i bagnoschiuma Vidal non facciano in questo caso per me, ma devo comunque metterli intanto tra i terminati. Diciamo che essendo questo il video dei terminati e non dei bocciati, mi riserverò di valutarlo ancora di più, ma il punto saliente è questo, che secca leggermente la pelle in alcune zone del mio corpo. Però ovviamente questa è una premessa del tutto personale, del tutto particolare. Andiamo avanti. Un terminato di questo periodo è il Dove Clean Comfort 48 ore Men Care, questo qua. Ovviamente, essendo un deodorante maschile, non è un prodotto che ho terminato io, ma siccome non è rimasto, deduco che agli uomini di casa mia sia piaciuto e me lo hanno tra l'altro fatto ricomprare. Quindi i deodoranti della Dove, a prescindere maschile o femminile, sono comunque buoni e infatti io li uso spesso e volentieri. Quindi vi consiglio il Dove Men Care nell'eventualità abbiate maschietti in casa. Quindi andiamo avanti. Un prodotto che ho utilizzato e terminato è il Grixis, sarebbe il gel contorno occhi idratante della Avon Planet Spa, ed è quello con questa confezione. Anche questo è un ni. È un ni perché è buono, perché ha la sua formula è in gel e mi piace molto, l'ho utilizzato per tanto tempo.
Dopodiché, con il primo caldo, ho iniziato ad avere la sensazione che tirasse leggermente sotto gli occhi. Essendo un prodotto in gel, credo sia anche normale. Non è eccessivamente idratante e non traspare da sotto il correttore, da sotto la base trucco, il che me lo ha fatto amare fino a che non è scoppiato il caldo. Dopodiché, meno male che l'ho finito, devo cambiare il contorno occhi. Anche questo è un nì, però comunque terminato, se ne parlerà alla stagione prossima. Andiamo avanti. Un altro prodotto che ho terminato e che avevo nel box doccia insieme ad altri due della stessa tipologia. Scusatemi, è saltato tutto il mondo qua. Avevo altri due della stessa tipologia che usavo simultaneamente e che me li ha fatti apprezzare o non apprezzare. Intanto ne ho potuto almeno vagliare la differenza. Allora, sto parlando dell'Herbal Essence Fragole e Menta Dolce Balsamo e del Elvive Olio Rapid Reviver Balsamo Intensivo Istantaneo, e sono questi due. Allora, sono entrambi terminati. L'Herbal Essence l'ho testato per un panel appunto di testing e poi l'ho ricomprato perché mi piaceva. Intanto è un prodotto con estratti botanici, 90% di origine naturale, non ha coloranti, non ha paraffina e la bottiglia è biodegradabile. Non si può dire la stessa cosa del Rapid Reviver, nel senso che non è un prodotto biologico, ma è davvero straordinario. Allora, di questo è apprezzabile la formula, il fatto che non faccia male. Ma come vengono i capelli con questi ragazzi, a onor del vero, io devo essere sincera. Questo sì. Va bene, è un buon prodotto, è un ottimo prodotto, lascia i capelli lisci, ma questo è qualcosa di fantastico. Intanto di questo dell'Elvive mi piace il fatto che sono entrambi prodotti a risciacquo, ma questo non ha tempo di posa, quindi lo metti e lo togli 2 secondi. Questo lo devi tenere un pochettino di più, ma comunque i miei capelli che sono sottili e che non hanno bisogno di essere trattati in modo molto particolare, questo va benissimo. E la cosa che mi piace di più dell'Elvive rispetto a questo è che una volta sciacquato, l'unica cosa che rimane sui capelli è solo il liscio, quindi non rimangono appesantiti i capelli. Tant'è vero che dei due prodotti dell'Elvive ne ho consumato un altro, quindi sono esattamente due prodotti su tre dello stesso marchio, quindi va benissimo il Vivo Olio Straordinario Rapid Reviver, Balsamo Intensivo Istantaneo, va bene anche Herbal Essence, ma come potete vedere ho ricomprato l'Elvive, quindi terminati super, super. Preferiti di questo periodo beauty è assolutamente l'Elvive, questo assolutamente da ricomprare. Andiamo avanti. Un'altra cosa che riguarda i capelli e che ho acquistato e consumo frequentemente è lo shampoo Violet dell'Advanced Technique di Avon. Questo qua. Allora, da premettere che gli shampoo Avon non mi piacciono, nessun tipo se non solo questo. Questo è l'unico shampoo che serve appunto per i capelli decolorati, che mi garantisce una pulizia del capello, non li appesantisce e mi neutralizza i giallori delle mesh. Quindi questo è uno shampoo che nel box doccia c'è sempre, che va alternato ovviamente allo shampoo di uso comune, ma che io fondamentalmente uso 3 volte a settimana su 5 volte che lavo i capelli, perché lavo i capelli quasi tutti i giorni. Quindi assolutamente da consigliare, ve lo consiglio. Vedete che io utilizzo i Tena Lady come assorbente e ve ne ho sempre parlato molto bene. Mi è capitato di acquistare i Tena Discreet, questi qua, ad un prezzo conveniente ma sempre maggiore rispetto a quelli che utilizzo io. Allora, di questo mi è piaciuto il fatto che sia molto sottile,
ed è infatti l'ultra mini. Non mi è piaciuto il fatto che comunque è corto, per me risulta alquanto scomodo. Comunque è un buon prodotto, sempre gli assorbenti della linea Ladies, della linea Tena Discreet sono sempre molto molto confortevoli e comunque ho consumato il pacco, quindi ve lo consiglio se avete delle esigenze tali da poter permettere l'uso di quel assorbente. Ultimi due prodotti, ultimi tre prodotti di cui vi voglio parlare sono rispettivamente crema da giorno, crema da notte e contorno occhi. Come crema da notte ho terminato la Ageless Overnight Gel dell'Avon True ed è questa qua, di cui vi ho parlato in un'altra occasione dicendovi che è una crema assolutamente buona, ha un inci leggermente verde. Rispetto alla linea classica di Avon, è fatta in modo diverso e mi piaceva il fatto che fosse in gel e che avesse all'interno dei microgranuli. Vi faccio vedere perché volutamente ho lasciato un mini campioncino di crema. Vedete, quei pallini che si vedono non sono altro che dei microgranuli di un complesso specifico di questa crema anti-age, che a contatto con la mano e sfregati si rompono e danno alla crema la caratteristica anti-age appunto di cui è dotata. Dopodiché va stesa sul viso normale evitando ovviamente il contorno occhi. Questa crema ve la consiglio, ma al momento non l'ho ricomprata perché sto utilizzando la linea Distillery sempre di Avon come crema viso, ma sono sicura che ricomprerò questa crema perché di tutte le creme Avon, oltre la linea Distillery, questa è quella che mi piace di più. Quindi ve la consiglio. La crema giorno che ho utilizzato in associazione a quella di Avon, che comunque avevo già in casa, è la linea Sebo Vegetal Zero Blemish Gel Cream di Yves Rocher. È una combinazione fantastica perché questa crema mi è piaciuta tantissimo. Infatti, ne ho pulito il vasetto. L'ho utilizzata fino alla fine, anche questa. Ovviamente Yves Rocher è un'azienda che produce cosmetici di un certo livello, a base vegetale. Mi piace tanto anche questa. Anche di Yves Rocher non apprezzo tutti i prodotti, ma ce n'è qualcuno che vale la pena di essere provato. Questa, la Sebo Vegetal, è quella che fa al mio viso un effetto migliore rispetto a tante altre. Mi è piaciuta molto e non so se la ricomprerò, devo essere sincera. Però per adesso intanto l'ho utilizzata e è durata parecchi mesi e c'è da dire anche questo perché ne bastano davvero pochissimi, pochissimo quantitativo di entrambe. Andiamo avanti. L'ultimo prodotto che vi mostro è il contorno occhi di Sephora, il Brightening Eye Cream, scusate l'inglese perfetto, ed è questo qua. Spesso e volentieri ve l'ho mostrato nei preferiti. Allora, questo contorno occhi di Sephora, come vedete, il vasettino è vuoto assolutamente, l'ho ripulito ben bene. È costato intorno alle 14 euro. Mi è piaciuto tanto perché mi ha lasciato il contorno occhi sempre morbido. È un prodotto che non veniva rigettato dalla mia pelle, quindi quando stendevo correttore e fondotinta lo ha assorbito abbastanza bene. Non lo ricompro, non lo ricompro semplicemente perché non mi ha dato dei giovamenti particolari, ecco, se non quello appunto di essere assorbito facilmente e di avere comunque un contorno occhi sempre idratato. Al di là di questo, per 14 euro si trova in giro. Prodotti se, si trovano in giro prodotti che offrono una performance credo leggermente migliore di quello Sephora. La zona perioculare morbida e idratata. E perché sapete benissimo che la crema viso non va anzi sulla zona del contorno occhi, perché la pelle del contorno occhi è 5 volte più sottile e più recettiva rispetto alla crema del viso, quindi necessariamente abbiamo bisogno di utilizzare due creme completamente diverse. Detto questo, io ho esaurito i terminati del periodo maggio-giugno, spero di avervi dato delle dritte.
cercando di darvi le indicazioni che più o meno sono servite a me per capire se il prodotto fosse meno o più valido di altri. Dopodiché vi invito a mettere un pollice in su, attivate la campanella se volete che vi avvisi per i prossimi video e vi saluto e ci vediamo assolutamente con il prossimo video in uscita. Non so quale sarà, ma sicuramente ci vedremo la settimana prossima. Ciao!